faccia tanto baccano. Perché sa che l'affare Kubinski è una cosa tua. E non si lascia sfuggire la minima occasione per farti sfigurare. Sicuro! Ma come mai? Come mai è sparito il verbale se ce l'avevo io? Perché tu, bambino caro, sei l'essere più distratto del mondo. E saresti capace di perdere non un verbale, ma un elefante! Mi vergogno terribilmente. Mi perdoni, caro Visinghi. Ma cosa dice mai, signor Presidente? Mi vergogno terribilmente. Mi perdoni, caro Frisch. Ah, quel direttore sta facendo una quantità di pettegolezzi, eh? Hai ragione, Erta. È tutta una montatura contro di me. Ah, grazie a Dio l'hai capita. Ma questa volta ha fatto male i conti. La conferenza si terrà ugualmente. Dopotutto, quel documento non è poi indispensabile. E comunque si può ricostruire in 5 minuti. Certo, in cinque minuti. Ecco, in 5 minuti. Ma chi lo ricostruirà? Lei naturalmente ricorderà le basi dell'affare. Ecco, e vuole che non me lo ricordi? La prima idea è partita da me. Da lei, appunto. Per quanto distratto, almeno le mie idee me le ricordo, no? Ecco qua. Dunque, Kubinski, una fabbrica di mattoni che attualmente non funziona e che finanzieremo d'accordo con la banca industriale. Già, ma perché la finanzieremo? Ecco, per poter fornire i materiali per le costruzioni statali che stanno sorgendo nei sobborghi di Vienna. Un'idea magnifica, non vi pare? Degna di te, papà! Veramente un genio della finanza. Oh, no, non sono un genio della finanza. Sono un genio e basta, ecco. Notizie definitive. Quel documento è introvabile. Non ci resta altro da fare che rinviare la conferenza. La terremo ugualmente. Non è possibile? Possibilissimo. Non vedo come. E taci una buona volta, animale! Come? Sei il più gran somaro che ragli sotto i raggi del sole. Davvero? Sono felice e lusingato, caro Presidente. Hai finalmente trovato il tono cordiale che i nostri lunghi anni di lavoro comune... Beh, visto che ci diamo del tu, fammi un piacere. Ma non hai che da esprimerlo? Smetti di cercare quel documento. Lo ricostruiremo noi. Immagino che ricorderai l'affare. Come potrei non ricordarlo? È stata un'idea mia. Ah, tua? Oh, questa poi è grossa, eh! Dubiti! Ah, i posferi! Signori, scusate, ma invece di discutere, non sarebbe meglio che cercaste di mettervi insieme per ricostruire le basi dell'affare? Giustissimo, in 5 minuti butteremo giù quanto occorre, vieni! Prima tu! Ma passa, animale! Lei mi ha salvato. Ma come posso ringraziarla? Non è il momento dei sentimentalismi. L'affare Kubinski nasce veramente adesso, in quella stanza. Sono arrivati il sottosegretario Pertle e il barone von Fabri. Ah, benissimo, possono entrare? Tutto è in ordine. Tutto è in ordine. Tutto è in ordine. Non fare domande, falli entrare. Avanti, signori. Prego. Grazie. Ah, buongiorno. Buongiorno, signori. Come va? Cara Erta. Caro barone. Buongiorno, Erta. Come mai non è il maneggio quest'ora? Ma ho scoperto che gli affari sono uno sport molto più interessante. Si accomodi. Certo che oggi sono in lizza due avversari formidabili. Sì, sì. Sarà una lotta accanita a trovare un accordo e condurre in porto la navicella Kubinski, eh? Non crederà che siamo qui per farci divorare tranquillamente dalla mitropa. Suo padre è un vecchio lupo. A proposito, Visinger, tutto il ministero è alla ricerca del verbale di base.
e anche tutta la banca industriale, ma non se ne trova la più piccola traccia. Sì, ma fortunatamente non occorre, del resto loro signori saranno perfettamente al corrente dell'affare Kubinski. Lo credo, è stata una mia idea. Chiedo scusa, caro barone, ma devo protestare. Wisinger mi è testimone, che già da due anni... Buongiorno. Allora, ciao. Buongiorno, signori. Eccellenza. Caro Presidente. Barone. Caro Presidente. Signori, beh, visto che ci siamo tutti, possiamo cominciare. Prego, Barone, di qua. Ecco. Eccellenza. Grazie. Faccio strada, venga. A lei? Che cos'è? Sono i tre punti principali dell'affare Kubinski. Tutto è riassunto in essi. Tre punti? Mi sembrano un po' pochini. Frisch! Chiami la stenografa. Se i signori sono d'accordo, io sarei una buona stenografa. Come vorresti lavorare con noi? Sì. Beh, se nessuno si oppone, mia figlia funzionerà da stenografa. Oh, benissimo! Mi piacciono le donne lavoratrici, soprattutto quando sono così graziose. Allora... Cominciamo. Egregi signori, prima di iniziare il lavoro per il quale ci siamo oggi qui riuniti, permettetemi di rivolgere un saluto al rappresentante del governo. Sì. E all'illustre collega barone Felix von Febri, presidente della Banca Industriale. Bravo! E finalmente voglio esprimere la mia gratitudine al solerte collaboratore che, raccogliendo il poderoso materiale occorrente, ha fatto sì che il lavoro potesse avere inizio senza ulteriori indugi. Dottor Wisinger, voglio riferire all'Assemblea in merito all'affare Kubinski. Onorevoli signori, ho l'onore di sottoporre ai loro occhi l'affare Kubinski. Tutto lì! Voi vi chiederete come mai un affare così importante possa essere riassunto in un biglietto di così piccole dimensioni. La risposta è facile. Tutti i grandi affari sono in realtà assai semplici. Punto primo. Il consorzio Kubinski aveva chiuso le sue fabbriche. Punto secondo, il governo sta per iniziare nelle immediate vicinanze delle fabbriche stesse la costruzione di immensi edifici. Punto terzo, la banca industriale e la banca Mitropa rimettono in efficienza la fabbrica Kubinski affinché lo Stato possa acquistare sul posto l'enorme quantità di materiale edilizio occorrente, risparmiando così le spese di trasporto. Esattamente la mia idea. La nostra idea è veramente semplicissima. Talmente semplice che io non credo necessario dover aggiungere altro. L'idea si raccomanda da sé. I vari progetti con tutti i particolari sono già nelle mani di illustri esperti, i quali tenteranno di raggiungere l'accordo al di là e al di sopra degli opposti interessi che così eminentemente rappresentano. Compito difficile, che potrebbe richiedere un tempo assai lungo. Prima perciò di cedere la parola agli antagonisti, lasciate che io vi esponga il vero significato dell'affare Kubinski. Onorevoli signori, voi potete compiere oggi un gesto che passerà alla storia. Tocca a voi uscire dal formalismo burocratico che paralizza la nostra vita odierna e far sì che si possa finalmente tornare ad un lavoro sano, proficuo. Lavorare, signori miei, lavorare, costruire, intraprendere. Bravo. La vita stessa intraprende sempre qualche cosa di nuovo. Il seme del frumento
si tramuta mille e mille volte in spiga, tutto si rinnova, montagne, boschi, prati, alberi, erbe. Bisogna lavorare per istinto, come lavora la vita stessa. Lavorare perché è necessario. Lavorare in bene o in male, ma lavorare. Bisogna sollevare il primo peso, la prima cassa che il destino ci pone dinanzi. O essa! Ma cosa dice? È il grido caratteristico dei facchini, signori. O essa! Signori, dimenticate per un istante le scienze politiche ed economiche. Tutto quello che voi avete studiato fino a questo momento non vale un fico secco. Soltanto il grido dell'umile lavoratore potrà salvarci, signori. O essa! Avanti, avanti, signori. O essa! Oh, non noi. Signori, battete un pugno sul tavolo. Dimenticate la vostra posizione, il vostro rango. Lasciate da parte il vostro volto ufficiale. E non vi vergognate, signori, ma gridate con me. O essa! Noi. Oh, lei. O essa! Ma felici, soddisfatti. Oh, issa! Come se foste tutti giovani, pieni di vita, di salute! Oh, issa! Oh, issa! Oh, issa! Grazie, signore. Il consorzio Kubinski sarà costituito. Siamo d'accordo. Al lavoro! Caro Risinger ha fatto un magnifico discorso. Bellissimo! Travolgente! Colossale! Questo ragazzo ci ha condotto dove ha voluto. Oggi stesso ne parlerò al ministro. Lei è stato grande, io non so cosa dire. Sono tanto, tanto felice. Ma guardi cosa ho fatto, sono tutti pieni di vita, di entusiasmo. Hai fatto spalancare le casseforti. Hai messo in movimento il denaro. È vero. Un miliardo. Ho messo in moto dei milioni. Due miliardi. Però fammi un piacere. Ho una fame che non ci vedo. 3 miliardi! Mi presti quei scendini? Abbiamo cercato perfino al manicomio. Nessuna traccia. La sua assenza rischia di mandare tutto all'aria. Per questa sera mi devi trovare assolutamente questo maledetto Kubinski. C'è chi dice che dopo il fallimento sia emigrato in America del Sud. Ma è incredibile, incredibile. Prima mancava il primo verbale, adesso manca addirittura il titolare dell'affare. Vuole firmare, dottore? Come si vede che hai fatto carriera. Firmi senza neanche leggere quello che firmi. Sbagli. Cemento si scrive con una sola M, Franzi. Oh, mi scusi, dottore, ma è l'entusiasmo. Lavorare per lei fa vedere tutto doppio. Lei non è contento? Domani mattina alle 8, dopo 2 anni di silenzio, le sirene delle fabbriche Kubinski chiameranno di nuovo gli operai al lavoro. È magnifico. Ecco fatto. Rudy, datti da fare. Posso permettermi di pregarla di non far lavorare troppo il mio futuro marito? Come? Marito? Insomma, bravo. Posso farti i miei auguri? Vedi, una volta o l'altra bisogna pur decidersi a sistemare la propria vita. Buongiorno, Risinger. Signor Presidente. Caro Risinger, Frisch, avverta i procuratori di tenersi pronti per la seduta. Subito, signor Presidente. Caro Risinger, devo comunicarle qualcosa di molto riservato. Sono tutto orecchi, signor Presidente. Ecco, non dovrà più chiamarmi così. Si è dimesso. Io? No, no. È che mi fanno eccellenza. Divento ministro senza portafoglio. Bene, congratulazioni, mi rallegro di tutto cuore. No, 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 non si rallegri. Lei non sa che vuol dire essere costretti a far carriera. Come costretti? Perché? Perché non sono capace di fare altro. Per quale motivo crede che io sia diventato presidente di questa banca? Perché non mi avrebbero preso neanche come apprendista, quindi sono stato costretto a diventare presidente. Ah, sono disordinato, negligente, perdo i verbali.
Sono felice se una mattina riesco a marinare la banca. L'unica attenuante è che ogni anno escogito qualche cosa per cui poi la banca vive per altri 10 anni, come adesso, per l'affare Kubiski. Quanto a lei... No, l'ho promesso a Erta. È stata una sua idea, vuole essere lei stessa a comunicarglielo. Io? No, no, è che mi fanno eccellenza. Divento ministro senza portafoglio. Bene, congratulazioni, mi rallegro di tutto cuore. No, 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 non si rallegri, lei non sa che vuol dire essere costretti a far carriera. Come costretti, perché? Perché non sono capace di fare altro. Per quale motivo crede che io sia diventato presidente di questa banca? Perché non mi avrebbero preso neanche come apprendista, quindi sono stato costretto a diventare presidente. Ah, sono disordinato, negligente, perdo i verbali. Sono felice se una mattina riesco a marinare la banca. L'unica attenuante è che ogni anno escogito qualche cosa per cui poi la banca vive per altri 10 anni, come adesso, per l'affare Kubiski. Quanto a lei... No, l'ho promesso a Erta. È stata una sua idea, vuole essere lei stessa a comunicarglielo. Caro Wisinger, tanti rallegramenti. No, glielo dice Erta, Signorina, per favore, vorrei... Caro Wisinger... Richiamo. Ha un'espressione così strana. Cos'è? Le danno fastidio i pettegolezzi? Le inimicizie che si sta facendo? Non ci badi. Nella vita degli affari è inevitabile. Il primo miliardo di ogni finanziere che si rispetti è cominciato sempre con uno scandalo. Poi il secondo scandalo e il secondo miliardo e così di seguito. A proposito, come va la faccenda Kubiski? Che intende dire? Ma in quest'affare c'è qualche cosa di misterioso che eccita le fantasie. Prima mancava il verbale iniziale, adesso manca addirittura il signor Kubiski in persona. Sì, ma c'è l'avvocato della sua famiglia. Della sua famiglia? Ma il suo? E se Kubiski fosse morto? Oh, buongiorno, signorina. Buongiorno. Riprenderemo il nostro discorso più tardi. Spero di non disturbarla. No, al contrario, anzi. Sa da dove vengo? Dalla Sarta. No. Dal parrucchiere? No, no. Da un tè. Vengo dalla fabbrica Kubiski. Ah sì, davvero? È stata laggiù? Mm-hmm. Con la mia piccola macchina, sola. Stamane ad un tratto mi è venuta la voglia di andarci. Ero curiosa di vedere che aspetto aveva in realtà la fabbrica Kubiski. La fabbrica Kubiski. Il nome Kubiski fa suonare gli orecchi come il violino di uno zigano. Le è piaciuta? Infinitamente. Tutto odora di vernice. E c'è una piccola locomotiva rabbiosa che corre su e giù. E tanti, tanti uomini sporchi di olio, di carbone. Movimento baccano. Sole primaverile. Non avrei mai creduto che fosse così bella. Domani sarà ancora più bella. È tutto per merito suo. Gusta. Sì, ma senza il suo aiuto non sarei mai riuscito. Vicino alla fabbrica, nel giardino, c'è la villetta del direttore. È un po' malandata, in verità, ma è facile rimetterla in ordine.
Perché vuole rimettere in ordine la villetta? Ah, è un mio segreto. Pareti lisce, chiare. È vero che... Grandi finestre. Il figlio di Von Fabri... Il mattino il marito andrà a lavorare. È vero che il figlio del barone Von Fabri... Le sirene chiamano. Le ha chiesto di le sposare. Le ruote dentate cominciano a gridare. Non sposerà, vero? I forni ardono. Lo sposerà. Lo sposerà, lo sposerà. Non soltanto lo sposa, ma lo ama anche. Certo che ama. Ma perché mi guarda con quell'aria sciocca? Anch'io amo. Lui? Te. Mi ami. È vero. È questa vero. È la sola cosa vera. Ti amo. Caro. Kubinski, mamma. Ma allora il direttore delle fabbriche dovrei essere io? Naturalmente. Non è possibile. Come non è possibile? Vuoi che non lo sappia? Se te lo dico io. Non è possibile. Nel momento stesso in cui io fossi nominato direttore, si verrebbe a scoprire che non sono neanche impiegato della banca. Una nomina esige i dati personali, lo stato di servizio. E io che non ci avevo pensato. Ecco. E figuriamoci se poi tutti questi signori venissero a scoprire che io li ho presi in giro. Ognuno di loro è convinto di averlo inventato lui, l'affare Kubinski. Sarebbe un disastro. Lo vedi? Lo vedi? Di me si può fare qualunque cosa a meno che darmi una promozione. Io devo restare quello che sono. L'affare Kubinski. Ha bell'affare per me. Io sono un martire. Una vittima. Guarda, oggi per esempio tutti hanno avuto il loro stipendio, io solo no. E sai qual è la cosa che mi ha più rattristato? Che nessuno se n'è accorto. Senza stipendio. Per sempre? Ma come pensi di vivere? Se lo sapessi. Sai, se fossi... un furfante, avrei mille occasioni. In questi giorni mi sono state fatte tante di quelle offerte disoneste. E tu sei rimasto onesto. Scusami. L'onestà è proprio una malattia inguaribile. Viva! Signori. Prima di siglare gli atti costitutivi, permettetemi di rivolgere due parole al mio amico Visinger. Segretario, corra all'ufficio personale e ci porti lo stato di servizio del dottor Visinger. Lo stato di servizio? Ma sì, cosa da guardare con quegli occhi da bue? No, chiedo scusa, lo porto subito. No, per la prego, Gustav. Caro amico, domani le fabbriche si riapriranno dando pane e lavoro a centinaia di operai. E questo lo si deve soprattutto a lei. Abbiamo perciò deciso di nominarla direttore generale delle fabbriche. Congratulazioni, caro direttore generale. Evviva! No, signori. Evviva! Signori. Evviva! Evviva! No, volevo dire... Evviva! Signori. Evviva! Signori, per cortesia. Signori. Lasciate che vi dica che io non posso accettare. Cosa? Che diavolo le piglia? Lei rifiuta una simile posizione? Sì, io rifiuto. Non ho mai sentito una cosa simile. Signori, vi prego. Lei dovrebbe svenire dalla gioia. Vi prego di richiamare immediatamente il segretario. Il suo rifiuto è offensivo per me. Esigiamo una spiegazione. Ma no, non c'è nessuna spiegazione da dare. Io non voglio nessuna promozione. Ecco, io sto benissimo così, al posto in cui mi trovo. Basta, Visinger, non sia assurdo. Quello che ho detto, ho detto. E va bene, signore. Visto che siamo giunti a questo. Visto che mi costringete.
Sono costretto a dirvi mille scuse se disturbo. Cosa vuole? L'ufficio personale manda lo stato di servizio del dottor Wisinger e l'ufficio cassa manda lo stipendio del dottore. Dunque, cosa decide di fare? Che cosa volete che vi dica, visto che siamo giunti a questo? Visto che vi costringete, devo dirvi che non mi rimane che accettare. Oh, complimenti, grazie. Complimenti. Grazie. Complimenti. Grazie. Grazie. Complimenti. Grazie. Grazie. Complimenti. Grazie. Complimenti. Grazie. Signori, signori, Sua Eccellenza il Primo Ministro in persona è al telefono e desidera congratularsi con tutti noi. Vi prego di seguirmi. Il mio stato di servizio. È accaduto un miracolo. Idiota. No. Sei stato tu? No. Babbo Natale. Ti ha creato uno stato di servizio e ha messo il tuo nome nella lista degli stipendi. Ho commesso il primo imbroglio della mia vita. Che la farà diventare procuratore, glielo garantisco io. Ma io non l'ho fatto per questo. Io sono un pedante che non può sopportare che una matita non stia al suo posto. Come avrei potuto sopportare che in banca ci fosse un impiegato senza la scheda in ordine? Magari un imbroglio, ma l'ordine, innanzitutto. E così adesso non hai soltanto un avvenire in banca, hai anche un passato. Grazie, Rudy. Ma non dica che l'ha fatto soltanto per amore dell'ordine. A scuola una volta un compagno cercò di strapparmi il mio pane e burro. E Gustav mi difese. Caro, caro sciocchino mio, che sei il più intelligente di tutti. Ma Wisinger, proprio lei. Sua Eccellenza desiderava congratularsi, la sua modestia è eccessiva. Ma caro ragazzo, ma bene, allora se vogliamo prendere posto, La seduta è aperta. La parola... Che c'è ancora? Scusa, caro Presidente, ma devo sollevare un'eccezione. Tutti gli atti presenti e futuri di questa assemblea corrono il rischio di nullità. Come possiamo ignorare la decisiva assenza del titolare della società? Chiamato, non ha risposto. Cercato, non si è trovato. Sparito. Scomparso, forse per sempre. Dov'è infatti questa signor Kubinski? Ma no, le ho già detto che non si può. Ma io devo entrare. Ma non si può, vuol capire? Devo entrare. Chi è quest'uomo? Scusate. Sono Pietro Kubinski. Oh. Kubinski? 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 Ma dove va? Kubinski? Finalmente! Sono settimane che la cerchiamo. Sono venuto tante volte in banca, ma questo signore mi ha sempre mandato via. Sempre lui! Grazie, signore. Dopo che le mie fabbriche... Dopo che sono fallito, mi ero rifugiato in una piccola casetta nei sobborghi. Volevo cominciare una nuova vita, ottenere un posticino, magari di usciere. E adesso, ad un tratto... Bene, guardi.
Guardi, ci racconterà la sua storia un'altra volta. Adesso si accomodi, si accomodi e non si muova, non si muova. La società anonima Kubinsky è costituita. Ah! La parola a qualcuno. Ah, sì. La parola. La parola al direttore generale delle fabbriche. Egregi signori, permettete che giunto al termine del mio lavoro